Ciao a tutti ragazzi, sono Lozze e in questo 16° episodio della Stratosphere sono qui nella terza isola e vi faccio vedere che ho tolto tutti gli alberi che c'erano e ci sono molte novità. Allora, intanto in queste ceste ho messo tipo, ho preso la roba della prima isola e della seconda e l'ho tipo riunita qua, tutta la roba che mi serviva. Vedete il piccone, il lapislazzuli che era nella prima isola, anche la redstone. E qui legna della giungla, quella che ho preso da tutti gli alberi ed è stata veramente tanta, guardate qua. Qui sono quelli raffinati. Ferro e altro. Qui c'era il laghetto che ho un po' sistemato e fatto così per poi piantarci il grano. E allora vi dico i progetti che ho. Aspetta che rimetto survival o survival. Comunque, allora ho fatto, come vedete, ho messo il legno qui intorno perché ne avevo abbastanza, cioè ne avevo già tanto dalla seconda isola, poi ora ne ho trovato ancora di più. Comunque il progetto era di qui costruire una casa grande abbastanza. Poi dopo, tipo da queste parti qui, ora dovrò togliere anche un po' di questa terra, fare tipo dei recinti per gli animali, così da creare tipo una fattoria. E comunque, allora, il buco che avevamo trovato nello scorso episodio, aspetta un attimo, eccoci qui. Ho scoperto che non è questa l'entrata, ma c'è un'altra entrata che ora vi faccio vedere. Ah, l'inventario è vuoto perché lo volevo riempire di legna, che in questo episodio avrei voluto costruire la casa, solo che poi alla fine vi devo spiegare un po' cos'è successo. Ecco, l'ingresso è questo, che è qui a bordo del fiume, mentre toglievo gli alberi l'ho trovato. E poi ho trovato anche un'altra specie di caverna, adesso aspettate un attimo, che non so se vi ricordate la cascata che avevo chiuso, adesso appena la trovo, dovrebbe essere, ah ecco, allora, qui. Ecco qui, no? Vi ricordate che c'era la cascata che andava su di qua? Qui c'è un altro buco, vedete? Qui c'era un altro lago che ho allargato, ma non è venuto come volevo. Ora dovrò crearmi un secchio e riempirlo d'acqua. Comunque. PB. Eccoci, questo è l'altro buco e che dopo esploreremo. E mi sono scordato una cosa, ora metto Creative che volo nella seconda isola e vi faccio vedere cosa ho trovato mentre scavavo giù, no? Perché ho scavato per vedere se c'era della roba importante sotto e ho trovato una cesta. Una cesta. Comunque, come vedete, ho ristallato il Too Many Items. Qua in alto a sinistra ci sono le coordinate. Ecco, questa qui era la buca, no? Allora, io sono entrato. Qui era tutto ghiaccio. Ho fatto legno, così posso mettere le torce senza che il ghiaccio si scioglie. Qui faccio premo L dell'X-Ray. Così si vede un po' meglio, qui tutto ghiaccio, qui c'erano delle scale, vedete qui sono passato io che ho messo il legno, e qui c'era la cesta che ho trovato e ci sono dei mattoni, diamante, ghiaccio, palla di slime e ossidiana. E come vedete lì ci sono dei diamanti, faccio così così vedete meglio, aspetta, anche questo, vedete? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E poi mi sembra 8 e poi più avanti vedrò come fare a raccoglierli. Ora qui
Me ne vado prima che cado. Comunque, dunque, l'ossidiana non mi serve, perché il portale del Nether l'ho già fatto e comunque, se vi ricordate, nell'episodio precedente avevano trovato anche l'altro portale, no? E quindi, ora è notte, mettiamo giorno. E quindi il portale non ci serve. E poi avevo trovato della ghiaia che ora non so più dov'è. Comunque anche, vedete qua c'è tutta la roba che avevo nelle altre chest, tipo la staccionata, crema di magma, altre cose. E prendo il piccone. E buona, vabbè, poi al limite se mi serve la roba. Ecco, qui ci sono gli assi di legno che ho raffinato. E qui ci boh, del pietrisco, della sabbia che ho trovato. Comunque, sono già in creative. Con la sabbia volevo fare tipo del vetro per la casa che mi voglio creare. Con il pietrisco, mi sa che faccio o le strade per collegare le isole o qualcos'altro. E col legno anche. E la casa me la faccio di legno, anche se a me, aspetta, rimetto. Così, ho tolto il coso. E dunque, sta roba dove la mettiamo? Che qua sono tutte piene, le chest. Aspetta, mettiamo survival. Mi crafto un'altra chest. Vediamo se qui c'è del legno, ecco. Perché la roba, andarla sempre a prendere nelle altre isole è un po' scocciante, scoccevole. Scotch è qualcosa. Praticamente ti rompi il cazzo, no? Ok, comunque qui ci metto sta roba. Le assi di legno, vabbè, me le tengo. Prendo le torce che con la carbonella che ho creato dagli alberi. Mo' dove cazzo sono le torce? Boh. Ah, sì, eccole. Non le avevo viste. E niente, io direi subito di andare ad esplorare la prima grotta, che è questa, e dopo andiamo a vedere l'altra, quella in arenaria. E i diamanti che ci sono là, mi sa che li vado a prendere in creative, tanto alla fine di scavare non. Cioè, l'importante è che voi vedete che ci sono. Comunque, allora, in questa. Come vedete, qui c'è del ferro, in questa chest ci sono due lingotti, torce, piccone, carbone. Molto bene, e delle mele. Orca puttana, ok. Io inizierei a togliere il ferro. Anche se. Ah, ok. Mettiamo così. E anzi, facciamo che lo tolgo poi in un secondo momento. Qui ci sono delle scale. Aspetta, andiamo a vedere cosa c'è di qua. Ah, due letti e un'altra cosa. Un'altra chest con delle mele, un uovo, pollo, carbone e ferro. Molto bene perché col ferro mi sa che ci faccio l'armatura. Tanto da ferro a diamante mi sa che cambia di un blocco e mezzo. Quindi col ferro ci faccio l'armatura, poi ci volevo fare tipo il coso, l'acciarino. Ma non mi serve più di tanto, piuttosto volevo fare le cesoie, cioè le forbici, no? Che poi vi spiego a cosa mi serviranno. Vabbè, il ferro lo tolgo dopo, andiamo subito a esplorare. Qui sotto. Un'altra chest con quattro lingotti e mele. Qui c'è sempre ferro, qui vediamo dei mattoni del Nether, o come cazzo si chiamano. E andiamo avanti, qui ci sono delle scale, aspetta. Facciamo così, anche se è buio perché i colori sono scuri. Ok, qui non ci sono più scalini. Qui ci sono delle pedane a pressione. Dei dispenser della lava. E il portale del Nether.
Vediamo cosa c'è. Un cazzo. Niente, niente. Porca puttana, niente. Ah, bella, qui, ok, qui, da qui si entra. Qua bisogna stare in occhio a non scottarsi, quindi non ci vado intorno. Comunque, il portale del Nether l'abbiamo trovato. Ok, ora vediamo. Prendo la spada. Aspetta. Guardo questi ultimi cosi. Attivo? Vai. Scale. Questi qui sono gli alambicchi che non ho ancora capito cosa servono. Allora, ci sono quattro cesti, in questa ci sono delle verruche del Nether con cui ci potrò fare una bella coltivazione. Bottiglia di vetro, lacrime di ghast, item di... Praticamente sono qua, aspetta che ci passo intorno che non vorrei mai. Alambicco, calderone. Calabrone, pozione, pozione, pozione. Vediamo qui. Ah no, ok, non c'era niente, guardiamo un po' intorno. Ok, direi che possiamo andare. Però, uovo di slime, uovo di blaze, arco, frecce, tavolo da incantamento, grande. Uovo di blaze, che non so qual è, ma penso che sia quello giallo. Comunque. Ah, di qua c'è un'altra cosa. Ok. Anzi, ora tolgo questa e ci metto questa. Stessa cosa di qui. Niente da fare. Posso shoppare questo. Provo? Sì, dai, vediamo. Indistruttibilità 1. Perfetto. Ora torno su e poi vengo a riempirmi l'inventario con tutti questi. Bottiglia d'incantagione. Ah, ok, grande. Allora, la bottiglia d'incantagione è quella dell'Exp, se non erro. Quindi me le prendo tutte adesso e poi Expo un po', diciamo. Poi, ho visto un video di un mio amico che faceva vedere come costruire una exp farm, siccome una missione lo richiede, e quindi la creerò come l'ha creata lui, siccome, cioè, mi è piaciuto il suo metodo, e quindi lo faccio. Comunque, ora, aspetta, mi metto qua. Scusate il rumore, ma... Ok, livello 27. Potevo aspettare, ma non mi era venuto subito in mente che servivano... Aspetta, allora, due. Vediamo. Vediamo se mi... Sì, dai. Prendo tutto che mi ci sta nell'inventario, non pensavo che mi ci stette. Comunque possiamo andare su. Torniamo su, direi. E magari qui ci veniamo un po' più... Cioè, tipo quando entriamo nel Nether, quando dobbiamo entrare, sappiamo già da dove entrare. Torniamo su e... Io piccono un attimo qui. Poi dopo non so se in questo episodio iniziare a costruire la casa oppure di esplorare l'altra buca. Vabbè, dai, buona. Basta ferro che vi annoiate e andiamo a vedere qui che cazzo c'è, niente. Ok, andiamo a vedere l'altra buca. Ora qui mettiamo... Vabbè, la torcia c'è già, ok.
Dunque, ah, qua è pieno, mettiamo qua la roba che ho trovato. Anzi, facciamo una bella cosa già che ci siamo, prima che mi dimentico. Allora, l'arco me lo tengo. Più che altro volevo prendere i diamanti e fare una cosa di questo genere. Ok. Così li posso estrarre tranquillamente. E sono a 4 diamanti, più i 3 con cui ci ho creato il piccone, saliamo Aspetta un attimo. Allora, 3 più 4, 7. È che non mi veniva perché stavo pensando al sole che stava andando giù e quindi ho dovuto mettere giorno. Comunque, vediamo. Andiamo a esplorare l'altro coso, l'altro buco, vediamo, piccone ce li ho, ferro ce l'ho, torcia pure. Ok, l'altro buco, vediamo dov'era. Metto in creative un attimo. Eccolo qua. E dai, oh, survival. Ok, vamos. Qui si entra, da qui. E questo qui era il buco che avevo creato io. E non so che cosa ci sia di sotto. Ok. Bene, qui ora io scavo. Porca puttana. Ah, qui c'è un circuito di redstone con dei pistoni che aprono questi sotto e quindi come cazzo devo fare? Io piccono un po' qua intorno, vediamo. Ah, però hanno fatto un bel lavoro. Vediamo che cos'è? Più che altro. Ah, forse è che questa qui è la sala. E dai, figa. Ah, non ci va. È la sala del Nether, secondo me. E avendo, fammi vedere. Ok, questo apre questo. Ma sti pistoni devono essere connessi. Vediamo. Amico mio, ti piacerebbe? Quindi facciamo così. Ah, ok, si erano già spenti. Mettiamo in creative. Vediamo cosa c'è qui. Una galera. Molto bene. Cella 1, Junk Boy. Un po' d'acqua da bere qui. Grazie. Molte. Cella 2, On ID You. Molto bene, un letto. Vediamo se ci sono delle chest nascoste. Niente. Il letto? Ah, cazzo, sono in creative, porco. Vabbè, mi prendo un letto da qua perché mi aspettava. Ok. E, ok, il letto l'ho preso. Usciamo, non mi sembra che ci sia niente. Cella 3, Bebop Vox. Table 3 in the food hall. E non so cosa voglia dire. Cioè, tavolo 3 nella stanza del cibo. Andiamo a cercare la stanza del cibo. Sly Fox. Ma bah, secondo me. Porca puttana. Scioccia, entra mo. Ok. Old Creeper. Questa stanza è senza porta. Ok, uovo di creeper. Molto bene. Qui vediamo perché. Secondo me dentro l'acqua può darsi che ci siano delle ceste nascoste. Ok, questa è la sala da pranzo. Un attimo che finisco di vedere l'ultima stanza. Che cazzo mi hai lanciato? Un letto? Può darsi. Vediamo qui, niente. Nessuna cesta nascosta.
E vaffanculo, che due maroni. Ok, e la galera finisce qui. Ora vediamo qui, in quella sala c'era scritto tavolo 3, tavolo 1, tavolo 2, tavolo 4, tavolo 3. Ok, vediamo. Dov'è? PD. Non c'ho l'accetta, vediamo che c'è un cartello. Io sto lasciando. Io me ne vado. Ai futuri prigionieri prendete questo. Arco e frecce. Molte grazie. Vediamo se sotto c'è magari il passaggio segreto. No, non c'è proprio un cazzo. Va bene. Ok, mo qui la cucina. Per entrare mi servirebbe grandissimo. Porca! Le ho lasciate là. Come cazzo si chiamano? Le torce di redstone che avevo trovato nell'altra sta. Nella sala, quella là dove c'era il bagaglio. Solo che le ho lasciate nella cassa. Solo che. Ok, ora per stavolta uso la creative. Poi so già come fare. Va benissimo. Ok, possiamo uscire. Molto bene. E questo è il secondo buco. Sono uscito da qui, non da là. Vabbè, va bene. Torno qui, che posiziono la roba e prendo le scale a pioli e vado a finire un lavoro. Entro da qui che faccio prima. Aspetta. Sì, vabbè, aspetta che sennò mi ribalto. Allora, dunque, una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Ok, survival. 10, 9, 8, 7, le caccio via perché le ho usate. La metto anche da questa parte. Ok. Ah, mi sono scordato le torce di redstone, vabbè. Aspetta che volevo vedere qua dentro se c'era qualcosa. No. Ok, allora niente, torno su. Survival. Ok, nel prossimo episodio, dunque, costruisco la casa e poi dopo andiamo ad esplorare la cucina, se ora vedo se riesco a trovare le torce. Eccole qua, le due torce, me le metto nell'inventario che sennò me le dimentico. Allora, nel prossimo episodio costruisco la casa, poi se vedo che ci metto troppo, la faccio poi. Cioè, qua, mentre non filmo. Comunque, per questo episodio è tutto. Ci vediamo alla prossima e bella regaz.